Buongiorno, oggi il professor Rauso ci parlerà del fumo di sigaretta e di chirurgia estetica. Professore, il fumo di sigaretta incide in che modo in chirurgia estetica? Il problema principale è legato alla nicotina, che crea una vasocostrizione, quindi riduce il calibro dei vasi sanguigni. Quando facciamo un intervento di chirurgia, c'è un'incisione, un taglio, e quindi in quella porzione adiacente al taglio arriverà meno sangue in un soggetto fumatore. Quindi questo, nella migliore delle ipotesi, determina un ritardo di cicatrizzazione, anche se il fumo di sigarette in alte quantità può portare anche a cicatrici discromiche, quindi più scure. Bisogna smettere totalmente di fumare prima di un intervento. Dipende dall'habitus del fumatore. Se parliamo di fumatori di 4-5 sigarette al giorno, sì, è opportuno interrompere totalmente, almeno 4 settimane prima dell'intervento. Se parliamo di un fumatore di 20-30 sigarette al giorno, allora il consiglio è quello di ridurre fino a un massimo di 5 sigarette al giorno per almeno 4 settimane prima dell'intervento, perché naturalmente la nicotina crea una dipendenza e quindi un'interruzione brusca di questa nicotina poi potrebbe portare a un'ipertensione o a problematiche di natura sistemica. Subito dopo l'intervento è possibile ricominciare a fumare? Beh, subito dopo l'intervento è corretto far guarire prima l'individuo, quindi attendere un periodo ragionevole di 3-4 settimane per poi iniziare a riprendere.